Consigliere Enzo Trinchillo, consigliere di opposizione, uno dei consiglieri che ha consentito l'ultimo consiglio comunale dove quattro consiglieri di maggioranza, di cui tre assessori non si sono presentati, il sindaco ha rischiato grosso, salvato, si dice sui media e anche sui marciapiedi, dall'opposizione. Quali sono stati i veri motivi perché lei e il suo gruppo è rimasto in aula? Innanzitutto voglio salutare tutti i miei concittadini. Diciamo che la motivazione è il forte senso di responsabilità che la nostra carica ci impone. Detto questo, Calvisano in questo momento assolutamente è così, è ancora, si sente ancora il profumo dell'elezione che già è trascorso, ma è passato pochissimo e quindi Calvisano in questo momento non può permettersi assolutamente, vista anche l'emergenza Covid, e per i traguardi importanti e anche per i fondi che ci sono in ballo che devono arrivare per la nostra comunità, andare a votare. Questo è stato in primis la forte tendenza di responsabilità a far sì che il Consiglio Comunale avvenisse. È normale che, come già anticipato dal mio collega Santo Paolo, chiederemo fortemente dei chiarimenti per le parole forti che ha avuto il Sindaco nel Consiglio Comunale e per le decisioni che ha preso nella stessa assise, e allo stesso tempo ci teniamo e ci tengo soprattutto a chiarire alcuni aspetti perché c'è stata un po' di disinformazione. Innanzitutto, se noi avessimo fatto la scelta di non scendere in consiglio comunale, non è che il sindaco andava a casa, attenzione. Ci sarebbero state dopo successivamente, si suppone, delle trattative con degli aspetti, tra virgolette, tutto da chiarire, anche perché il consultivo aveva termine il 30 luglio, quindi c'era tempo per incamerare un altro consiglio comunale. Però ripeto, noi ci siamo per un'opposizione sana, responsabile, concreta, per la comunità, per i nostri concittadini, per il bene del nostro paese. Io ho tre figli. Sono ragazzi giovani, voglio partecipare a dare un segno al nostro paese e quindi questo in primis è stata la nostra voglia di scendere e di partecipare all'assise che trattava dei punti, ripeto, importanti per la nostra comunità. E spero che insomma ci siano dei chiarimenti nel prossimo Consiglio Comunale.